pensi? Come va? Come ti senti? Ti prego, rispondi. È calda, devi avere la febbre alta. Spero che il dottore arrivi presto. Il dottore? È vero, dovrebbero essere già qui. Ah, 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 ah. Se mi fa arrivare morto dalla paura, sarà stato inutile venirmi a prendere. Non credi che sia meglio rallentare un poco, signor Lupescu? Non posso, dottore. Mia figlia è gravemente ammalata e noi dobbiamo correre il più possibile per salvarla. Forza, forza, via! No, la prego. Se acceleriamo ancora ci rovesceremo, si staccherà una ruota. Finiremo in un burrone, ci verrà l'infarto. Più veloce, corri, corri! Signori, non c'è dubbio, vostra figlia è malata. D'accordo, ma che cos'ha? La prego, non ci dica bugie. Non ci nasconda niente. Sembra proprio quello. Si può sapere di cosa si tratta? Ce lo dica, dottore. Sono dottore da 525 anni e nel corso della mia lunga e onorata professione ho curato ogni genere di streghe, vampiri e licantropi. Ma una cosa simile non l'avevo mai vista. Oh, dottore, è così grave, non c'è proprio niente da fare. Povera sorellina. Oddio, piccolo Renzi. Qual è la malattia? Dottore, è veramente incurabile? Cari amici, la malattia di vostra figlia... Beh, allora vuole parlare? E va bene, la ragazza ha un raffreddore. Che? Come? Cosa? Eh? Scusa, caro, non mi sembra così grave. Ma allora ci siamo preoccupati per niente. No, amici, non è così. Lei dice che non è grave perché si basa su esseri umani normali. Ma ha mai sentito parlare di streghe con il raffreddore? Io no, ma sono ancora piccolo. Ronnie, io sono molto più vecchio di te. Eppure tua sorella è la prima strega che vedo col raffreddore. Mangiare un gelato o delle frittelle oppure una fetta di torta. Ho tanta fame. Bene, l'appetito è un ottimo sintomo, vuol dire che sta meglio. E per farla guarire completamente le prescriverò qualcuna delle mie medicine speciali. Speriamo che le facciano bene. Non mi sembra che sia molto sicuro. Ecco, questo è un caso unico e non so quale sia il rimedio migliore. E poi temo che da un momento all'altro compaiono sintomi strani. Mammina, mi dai un piatto di minestra, così lo porto a Renzi. Sei molto caro, tesoro, ma è ancora troppo calda, gliela porteremo più tardi. Io vorrei sapere una cosa, guarirà? Certo, non ti devi preoccupare, siamo tutti forti e sani nella nostra famiglia e questo lo sai anche tu, vero? Sì. E adesso chiediamo a tuo padre di portare la minestra a Renzi, gli farà piacere. Caro, la minestra è pronta, ci pensi tu a portarla a Renzi? Papà non c'è, è andato in chiesa a pregare. Cosa? Boris in chiesa, ne sei sicuro? Che vergogna. Spero di non incontrare nessuno di mia conoscenza. Pensate, che scandalo. Un vampiro che entra in chiesa a pregare. No, no, no. Non posso farlo. Torno indietro. C'è qualcuno. Vai via, mostro! Il padre di Renzi. Posso aiutarla, signore? Sì, certo che puoi. Sei tu che mi hai ridotto così. Leva subito quella croce. Ah, mi dispiace, non immaginavo che questa Bibbia la infastidisse tanto. Veramente non ho niente contro la Bibbia. È che sono allergico alle croci. Capisco, è un grave problema. Ma allora cosa fa in chiesa? Beh, ecco, veramente non volevo entrare in chiesa. Stavo solo facendo un giretto. Permette che mi presenti, signor Lupescu. Sono Donald Watson, compagno di classe di Renzi e anche il più intelligente della classe. Adesso che ci conosciamo posso aiutarla, caro papà? Che? Papà? Cosa hai detto? Renzi! Appena ho saputo della tua malattia ho deciso di venirti a trovare. Questo ti fa sentire meglio? Non tanto, comunque non ti avvicinare, ti ammalerai. Mia cara, io sarei felicissimo di prendere il tuo raffreddore. Non preoccuparti, non è niente. Dimmi, cosa posso fare per te? Sono sempre a tua disposizione. Oh, ti ringrazio molto, Donald. Che noia, come faccio adesso a liberarmi di lui? Perché è venuto a trovarmi Donald e non Paul? Che ragazzo ridicolo! Più che un essere umano assomiglia a una scimmia! Una scimmia! Una scimmia! Eh? Oh.
Ehi, fermo, che cosa sta facendo? Non è possibile, è diventato proprio una scimmia. Come hai fatto a sapere quello che stavo pensando? Comunque è divertente, però mi sono sbagliata. Come scimmia non è granché. Sarebbe meglio come iguana. Oh, è incredibile! Sta succedendo di nuovo quello che avevo pensato! Cara, ho portato la merenda per voi due! Ma cosa ho fatto? Scusatemi, che vergogna, non mi sento molto bene! Renzi, rispondi, che cos'hai, Renzi? Non capisco, il raggio ipnotico delle marionette? Sì, ne sono certa, è proprio quello! Scusami, cara, ma non ne ho mai sentito parlare. No, non posso credere che tu sia così ignorante. Che razza di vampiro sei? Non darti arie, spiegami cos'è. D'accordo, somaro. È un raggio che permette di controllare la mente degli uomini e di farli muovere come burattini. Naturalmente è invisibile per ogni essere normale. Oh, molto interessante. Ma com'è possibile che Renzi abbia un simile potere? È chiaro, l'ho ereditato. Forse non te l'ho mai detto, ma il raggio ipnotico delle marionette era una delle specialità di mia madre. E la mia cara vecchietta si diverte ancora molto ad usarlo, anche se per non fare danni ormai agisce solo sui vegetali. Lei aveva ereditato questo potere da sua nonna e come nostra figlia se ne accorse soltanto la prima volta che si ammalò. Che guaio, allora è uno degli strani sintomi di cui il dottore temeva l'apparizione. Perché dici che è un guaio? Invece di gioire quando scopri che tua figlia ha un nuovo potere, ti lamenti come se fosse una cosa disonorevole. Scusa, sono felice, ma Renzi è troppo giovane per avere un potere simile. Non ti vergogni, tua figlia dimostra finalmente di essere un mostro e sembra quasi che tu preferisca avere una ragazza normale. Io il raggio ipnotico delle marionette. Sembra un potere interessante, non trovi? No, va sempre peggio. Sono piena di poteri, ma non posso sposare Paul. A proposito di Paul... No, senti, cara, sono stanco. Non ho voglia di seguire quel ragazzo. E poi non fa niente di interessante. Peck. Puoi andarci tu, sempre perfettamente guarita. Dici? È vero! Mi sento molto meglio. Adesso mi alzo. Oh. Evviva! La tosse è diminuita e mi è calata la febbre. Posso considerarmi guarita. Evviva! Potrò rivedere Paul. Non imparerò mai a tacere. Aiuto! Oh, cara Renzi, ti sei già ristabilita. Come vedi? Domani diamo un pranzo e stavo per chiedere a mio padre di invitare Paul, con sua madre naturalmente. Che cosa ne pensi? Papà? Certo che li inviteremo, colombina mia, mi fa molto piacere, ci divertiremo un mondo e... ma veramente... No, non organizzeremo questo pranzo, non ho tempo per le sciocchezze, ho molto da fare. Ma eravamo già d'accordo, papà. Non mi interessa, ti ho già detto che sono occupato. Non puoi cambiare idea così. Lisa, anche tu hai i tuoi impegni, non puoi pensare solo a divertirti, devi studiare seriamente e prepararti alla vita, hai capito? Ora devo andare perché sono in ritardo. Papà! Per caso hai avuto qualche problema con il tuo paparino? Sei l'ultima persona con cui abbia voglia di parlarne. Che cosa sarà successo a papà? Lisa! Lisa! Ho come l'impressione di aver fatto qualche sciocchezza. Si deve essere spaventato. E allora lui mi ha risposto che non poteva venire. Chissà perché poi se n'è andato via prima. Forse non si sentiva bene. Acci! Potrei avergli attaccato il raffreddore. Se fosse davvero questo non mi sorprenderei. Certo, Paul e io siamo una persona sola. E così lui si è ammalato con me. È carino da parte sua. Ora il minimo che io possa fare è andare a trovarlo per vedere come sta. Quanto mi
Mi dispiace, Renzi, ma dovresti stare più attenta. Camminando con la testa fra le nuvole non vedi gli ostacoli. Sei sicura di sentirti bene? Se stai male andrò io a chiedere notizie di Paul. Oltretutto, se ha davvero il raffreddore perché gliel'hai attaccato tu, non sarà molto felice di vederti. Pensi anche tu che abbia il raffreddore? Oh, che gioia, proprio come pensavo. Paul e io siamo due anime gemelle. Renzi, sei senza cuore. Come fai ad essere felice all'idea che il nostro caro Paul sia malato? Tu non gli vuoi affatto bene. Non gli voglio bene. Certo che no. Scusate tanto se vi interrompo, ragazze, ma si sta facendo tardi. Renzi, vuoi che ti accompagni a casa? Donald capita sempre nei momenti sbagliati, ma rimedierò io. Allora, Lisa, mi concedi il grande onore di accompagnarti a casa? Certo. Ciao. Ciao. Non è male questo mio potere. Paparino mio, perché sei preoccupato così? Beh, ecco, sono terribilmente in pensiero per tua sorella. E temo che, giovane e inesperta com'è, non capendo il suo potere, usi il raggio ipnotico delle marionette per divertimento ed è pericoloso. Signor papà, posso fare qualcosa? Oh? Certo, Peck, controllala tu e dopo il tramonto me ne occuperò io. Sbaglio, la tua allergia al sole è aumentata ancora. Sì, il sole è l'unica cosa al mondo che riesca a spaventarmi. Non hai dimenticato tua moglie? Mangiate le crepe, crepe deliziose con marmellata di fragole, castagne e lamponi. Ce n'è per tutti i gusti, venite signori. Come devono essere buone? Ma certo che sono buone, signorina. Ne vuole una calda appena fatta, così mi potrà dare il suo giudizio. Oh, che profumino delizioso, voglio assaggiare. Bene. Signorina, la prego, deve farmi l'onore di assaggiarle. Il mio più grande desiderio è che lei le mangi tutte. Preferisce quelle al lampone oppure alle castagne? Prenda questa, questa e questa e questa. Questa volta temo di aver esagerato. Fiorellino, dove sarai? Dov'è il mio cuoricino? Cosa? Cos'è quello? Alt, stop, fermatevi! Signor Vigile, sono disperato, non trovo più mia figlia. Mi dispiace, ma lei è in arresto, potrà parlare in commissariato. Attento a quel che dici, stai parlando col grande Thomas Thompson! Senta, grande Thomas Thompson, qui la legge è uguale per tutti. Ora lei verrà con me, capito? Oh, ma quello è Paul. Non sembra che sia molto malato. Ciao, Paul, come va? Ah, Renzi, cosa fai qui? Volevo sapere se il tuo raffreddore è migliorato. Di che raffreddore parli? Sei tu quella che era malata, io sto benissimo. Allora perché sei uscito prima? Ah, questo è il problema. Era una giornata troppo bella per stare in classe e così sono scappato. Oh. Come vedi, sto bene. Eppure ero convinta che due anime gemelle dovessero ammalarsi contemporaneamente. Ti rattrista l'idea che io stia bene? Se vuoi qualcuno di malato c'è, ha un forte raffreddore. Un gatto? Lui e io non possiamo essere anime gemelle. Che idea! Userò il raggio ipnotico delle marionette. Sei veramente cara. Mi dispiace tanto che ti sia preoccupata per me. Perché non resti a farmi compagnia? Certo, Paul, molto volentieri. Pronto, pronto! Qui, agente Peck a rapporto, ho trovato la ragazza, sta andando via! Ti ascolto, Peck, continua pure. Oh? Allora, cosa ti prende? Vuoi parlare? Non è colpa sua, è la trasmittente che hai costruito tu che non funziona. Hai fatto un pessimo lavoro. Ahimè, sono un uomo finito, neanche mio figlio mi rispetta. Paul, dimmi una cosa. Tu mi trovi carina? Sì, molto. Veramente? Sì, veramente. Ora rispondimi sinceramente, ti piaccio? Sì, mi piace. Senti, chi preferisci fra me e Lisa? Te, naturalmente, non mi piacciono i capelli chiari. Oh, come sono felice. È un ragazzo meraviglioso. Dimmelo ancora. Oh no! Non mi sbagliavo, è Lisa e sta venendo verso di noi. È meglio andare via. Su, forza, corriamo. Dai! Oh, ora si sveglierà. È meglio che io scappi via. Arrivederci. Dove sono? Cosa è successo? Paul, non ti senti bene? Non lo so, non credo di essere malato, ma non ricordo niente. Mi sembrava di aver visto Renzi vicino a te, ma ora è scomparsa. Cosa dici, Renzi? Mi sembra impossibile che io abbia perso il mio tempo con lei. Sì, hai ragione, devo aver visto male. Perché un ragazzo come te dovrebbe stare con quella sciocca?
Questa me la pagherai. Paul, hai visto che bel tramonto? Sì, ma non capisco come sono arrivato qui. Che importanza ha? Ormai ci sei ed è molto romantico, non trovi? Guardami bene, cucciolone. Sarebbe bello se potessimo camminare nel tramonto mano nella mano. Povero cane, sembra una pecora. Ehi, Paul! Eh? Renzi, mi hai spaventato, non devi urlare così. Scusa, Paul, ma io... Ora ricordo, non ho tempo di sentire le tue spiegazioni, devo andare a finire il lavoro, ciao! No, fermo, Paul, ti prego! Carissima Renzi, desidero tanto passare giorno e notte insieme a te. Anch'io lo voglio. Credo di amarti, ti amo tanto, amo tanto, tanto. Oh, mio caro Paul, se davvero sei sicuro d'amarmi, devi dirmelo guardandomi negli occhi. I suoi occhi sono completamente vuoti. È sotto ipnosi. Dice quello che voglio io, ma non capisce. Non è questo quello che voglio da lui. Ti voglio tanto bene, Renzi. Te lo dico con tutto il cuore. Non potrei vivere senza di te. Sì, io ti amo. No, Paul, smettila, non è vero. Non ti rendi conto di quello che dici. Paul, perché non mi ami? Scusami. Signore e signori, si dà inizio allo spettacolo, dove si vedrà il grande vampiro alle prese con la donna lupo. Ma prima di tutto un saluto al nostro gentile pubblico. Perfetto, e ora andiamo a cominciare. Chi dei due avrà la meglio in questa lotta appassionante? Il seguito alla prossima puntata. Ah, certo, tu sei più brava. Sai, le marionette non sono la mia specialità. Neanche la mia. Ti ringrazio, papà. Hai trovato il modo più delicato per farmi capire che non devo usare male i miei poteri. Ho sbagliato tutto. Ho trattato Paul, Lisa e tutti gli altri come se fossero dei burattini. Bene, vedo che hai capito che non è bello giocare con i sentimenti umani. Con il tuo potere puoi influenzare le menti degli uomini, ma non conquistarne il cuore. Hai ragione, papà. Su, piccola, non te la prendere. Sicuramente non ti servirà il raggio ipnotico. Il tuo fascino sarà un'arma migliore di qualsiasi magia. Tu credi? Posso conquistarlo col mio fascino? Pensi veramente che questo sia possibile? Sì, sei una splendida ragazza. Non per vantarmi, ma hai preso tutto da quel bell'uomo di tuo padre. Stavo dimenticando che c'è a casa il dottore che ti vuole visitare, mia cara. Ah... Beh, le tonsille sono normali, la febbre è passata, sembra guarita. Ma se non fosse per il cervello... Cosa? Ma no, non preoccupatevi, questa bella fanciulla è sana come un pesce, stavo soltanto scherzando. Hai visto, sorellina, è tutto passato. Caro dottore, le siamo tutti infinitamente grati. E che ne è degli strani sintomi che appaiono quando si ammala? Beh, quelli sono strettamente legati al raffreddore, ora non li ha più. Ne è sicuro? Bene, la ringrazio, lei ci è stato prezioso. Caro, parlavi del raggio ipnotico delle marionette? Mm-hmm. Che cosa? Perché sorridi? Sei contento perché Renzi non è un mostro perfetto? Non è questo, sono contento che sia guarito. Perché non vuoi che lei diventi completamente un mostro? Che razza di padre sei? Sempre la stessa storia. Un po' mi dispiace di aver perso il mio potere. Aveva dei lati positivi. Ehi, Renzi! Oh! Senti, per caso io e te ci siamo visti ieri pomeriggio. Mi sembra di ricordare qualcosa del genere. Perché mai avremmo dovuto vederci? Mi stai prendendo in giro? Stai scherzando? Come sto scherzando? Beh, forse hai ragione tu. Stavo scherzando. Mi dispiace per quello che ti ho fatto. Per fortuna non m'hai scoperto e la prossima volta conquisterò il tuo cuore solamente con il mio fascino irresistibile. Aspettami! Ehi! Renzi, sei sicura di star bene? Dobbiamo correre, chiuderanno il cancello! È vero, corriamo! Aspettateci! Cari amici, sapete quanto sia intrattabile la mia cara mammina.
ma questa volta l'ha fatta proprio grossa. Ha cacciato di casa niente di meno che il principe Aaron. E così il povero principe si è messo a girellare per la città facendo ogni sorta di incontri. Ma non voglio anticiparvi altro, lo vedrete nel prossimo episodio di Renzi la strega.